Buongiorno amici del canale, oggi nessun mobilone, oggi vi faccio vedere quanto è facile con Magic Paint tingere anche la plastica, sì perché questo specchio è utile, di una bella grandezza, perfetto per essere messo in un bel ingresso, ma arancione e non mi piace, inoltre di plastica, sentite è proprio plastica plastica, plastica lucida. Quindi vi farò vedere con Magic Paint quanto è facile tingere la plastica e rendere uno specchio così da pochi soldi, da poche lire, uno specchio che sembra veramente particolare, antico e super lavorato. Aggiungeremo fregi e faremo delle colorazioni particolari con i toni del blu. Partiamo! Inizio mettendo lo scotch sul vetro e dovete fare attenzione, c'è un trucchettino per mettere lo scotch sul vetro bene senza evitare, cioè evitando che poi si sbavi la pittura. Bisogna andare a cavallo tra la plastica e il vetro. Non saremo mai abbastanza precisi andando solamente con lo scotch a filo vetro. Quindi partiamo da qua, appoggiamo un pelino sulla plastica. Lo facciamo aderire alla plastica, col dito schiacciamo, se avete fatto aderire troppo nessun problema, si risolleva e si fa. Vedete? L'importante è che sia bello, bello, bello appiccicato all'angolino, l'angolino che è tra vetro e cornice. Dopodiché con il cutter mi metto qua e taglio. Secondo pezzo, nastro carta, lo facciamo sempre aderire bene alla cornicina arancione. Ecco qua, andiamo a filo 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 nel bordo, quello che collega vetro e cornice, solleviamo se è il caso e facciamo andare proprio nell'angolo, cutter sempre molto affilato e continuiamo, incidiamo, ecco qua, e qua togliamo il nastro carta. E facciamo aderire bene 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 sempre il nastro carta a questo angolino una volta che abbiamo sollevato l'eccesso, così in questo punto eviteremo che poi la vernice si vada a intrufolare sotto il nastro carta. Solo in questo modo saremo sicuri che lo scotch protegga perfettamente il nostro vetro. Se proprio in alcuni punti avesse poi comunque sbavato, con la punticina del cutter in modo piatto andiamo a grattare leggermente e salteranno via alcune gocce di vernice. Mi raccomando, ricordate sempre, quando si mascherano specchi oppure comunque cornici che all'interno hanno dei vetri e altro, fate così, in questo modo preservate lo specchio. Inizio applicando i fregi. Utilizzerò sia fregi classici da curvare, da plasmare a mio piacimento, che il cordone, perché questa bruttina rientranza che c'è qua mica mi piace tanto. No, no. Quindi vado ad applicarlo qua, in un punto in cui la base è così. Sì, perché i cordoni sapete che sono assolutamente plasmabili, possono essere messi su superfici concave o anche rientranti. Si scalda, più resiste, no? Prima di raffreddarsi e tornare rigido in tutta la lunghezza. E questa forma secondo me è perfetta sia per quello che voglio poi realizzare, sia per la larghezza che ha in questo incavo. Il codice è 4038, ricordatevelo, questo cordone è molto molto bello. Phon termico, se non ce l'avete un phon normale per capelli ma caldo caldo caldo, ci metterete un po' di più, non importa, però si può fare. Nel frattempo
tempo che scaldo, mi sono preparata già la mia colla per legno e un pennello per applicare bene alla base il mio cordone. Avendo una superficie di plastica questa volta e non di legno, devo fare attenzione a non andare troppo vicino con il fan termico, ovviamente, perché altrimenti faccio friggere la plastica, non voglio scioglierla. Quindi è importante oggi essere attenti. Sì, scaldare, ma non troppo forte, non troppo da vicino. Un po' sopra, un po' sotto. Tanto prima utilizzerò quell'in esterna. Iniziamo a srotolare, vista la magia. Vengo qua, guardate come si srotola bene. E lo porrò qui, in questo punto. Visto che oggi il mio cordone è molto spesso e la superficie plastica, quindi non posso andare troppo vicino con il phon per asciugare, per tirare, prenderò dei morsetti che mi aiutano a tenere fermo il cordone e metterò la colla direttamente sullo specchio. Sapete che tanto poi l'eccesso può essere tranquillamente tolto con un pennellino e un po' di acqua. Ed ecco qua. Caldo ancora un po'. Applico il mio cordone un po' più giù, qui. Il cordone sta prendendo una forma perfetta anche senza il morsetto. Vediamo se riesco a non metterli. Come sempre, tolgo la colla con un pennellozzo, non tanto bello, e un po' di acqua. In questo caso oggi a me non interessa moltissimo se resta un po' di colla in eccesso, perché tanto poi farò la prima stesura della pittura con l'aggiunta di Magic Star, quindi sarà molto materica, però è giusto pulire un pochino. Ho in un dito, prendo lo straccetto, vedete? Se volete pulire, togliete l'eccesso di colla dalla superficie. Questo vi consiglio di farlo quando poi la superficie deve essere colorata in modo liscio e vellutato con la pittura. Se utilizzate pittura materica, potete anche non essere così tanto precisi, tanto non si vedrà. In questo momento devo congiungere il nuovo cordone con questo punto di cordone. Il cordone è lungo 2,10 m e questo perimetro è già 2,10 m, quindi ora prendo il secondo cordone e cerco di collegarli. Ora li metto vicini, poi stuccherò per far sì che non si veda la giunzione. In questo modo, carteggiando e stuccando, non si vedrà dove inizia e dove finisce il cordone. Lascio scaldare il mio cordone e metto la colla sullo specchio. A volte mi chiedete: ma Elisa, io devo fare attaccare i fregi su uno specchio in plastica, ma va bene quella colla? Ragazzi, la colla è perfetta per il cordone. Quindi voi non dovete preoccuparvi se dovete mettere i fregi su ferro, su plastica, su legno. L'importante è che la colla sia apposta per il legno, perché deve fare grip sul cordone o comunque sul fregio che è in pasta di legno. Io ho preso questa tavoletta perché se per caso, mentre srotolo, mi devo mettere a scaldare con il cordone già steso, non posso andare con il phon termico sulla plastica o magari, ragazzi, sul cartone o sul ferro, perché magari frigge. Quindi pensateci, un pezzettino di legno lo mettete sotto, alzate il cordone, scaldate sul legno,
così non andate a rovinare la superficie plastificata. Giriamolo. Non lo userò sicuramente tutto, ne userò solo un pezzo, eh. Parto di qua, lo applico, tanto poi per tenerlo fermo in questo punto metto un morsettino in modo che la parte iniziale non si muova. Deve solo star fermo qualche istante, giusto il tempo di fare grip, e nel frattempo continuo a girare il mio cordoncino. In questo caso, per esempio, questo punto qua si è già un po' raffreddato e siccome devo fargli fare l'angolo, la curva, è meglio scaldarlo, così non si spacca. Quindi legno sotto, così non sciolgo la plastica e via. Quando dovete far fare le curve ai cordoni è importantissimo che siano proprio belli caldi e malleabili, così non rischiate di rompere. O comunque quando li volete piegare, devono essere caldissimi sopra e anche sotto. La colla c'era già, lo applico e faccio subito fare la curva in modo che stia bello fermo lì. Perfetto. Di qua è applicato, di qua schiacciamo. Metto sotto il cordone, il legno e via. Ecco qua, ora qui taglio e poi fra un po' andrò a carteggiare leggermente. Vedete, ho fatto un taglio trasversale in modo che io con il mio cordone possa andare perfettamente sopra alla giunzione. Ora un goccino di colla sotto, un goccino di colla qua, non importa se esageriamo, tanto poi la togliamo e carteggiamo. Però vedete, in questo modo sono già andata sopra l'altro cordone. Bisogna essere precisi ed evitare il più possibile di far vedere dove inizia uno e finisce l'altro. Perfetto. Schiaccio bene. In modo che nel momento in cui si raffredda prenda la giusta posizione. Controllo anche che sia ben applicato nella parte indietro. Basterà inumidire e vedrete che pian pianino la colla si stacca. In questo punticino dove i due cordoni sono molto rigidi, molto duri e l'angolo è stretto dove ho iniziato e dove ho finito, tappo il buchino con un po' di riparalegno. Ultimamente lo sto usando tantissimo, ne basta veramente poco, miscelo i due componenti e fra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, sarà durissimo. Questo è uno stucco che io consiglio quando si hanno dei solchi, dei buchi così profondi. In questo momento non si potrebbe tappare il buchino con la Materie Creme, sapete che io la utilizzo tantissimo per stuccare. In questo caso non è solo uno stucco, in questo caso serve un riempitivo per un buco molto profondo. E quindi io metto il mio riparalegno, lascio asciugare e dopodiché con un pochino di carta abrasiva vado a carteggiare delicatamente qui e nella giunzione. In questo modo non si vedrà dove inizia e dove finisce il cordone. Goccino, metto qui,
Plasmo per bene, schiaccio, 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 schiaccio. Prendete anche magari il retro di un pennellino che porta più possibile nelle scanalature la pasta. Anche così la modelliamo a nostro piacere proprio. Ricostruiamo completamente la giunzione del fregio. Via gli eccessi, ora lasciamo che secchi, che diventi rigido e poi tra più o meno 20 minuti andrò a carteggiare. Carteggiando non si vedrà nulla. Nella parte alta del mio specchio metto questo bellissimo fregio, codice 1372. Probabilmente in larghezza potrebbe anche non starci tutto. Credo che l'ultimo lembettino di foglia non ci starà, ma io cosa faccio? Lo scaldo, la tolgo e una volta che l'ho applicato lo metto in un altro punto in modo che non si butti via nulla e sarà perfetto per questa grandezza. La bellezza di questi fregi plasmabili è che sono perfetti su qualsiasi superficie, siete voi a creare la perfezione. Sarà meraviglioso messo qui. Ora scaldo e taglio l'ultimo lembo di fogliolina. Caldo sempre davanti e dietro. Un bel cutter affilato come sempre. E taglio. Prima taglio qui. Vedete che è molto mobile adesso. Non vi fate male, fate piano con un po' di delicatezza. E tac, guardate. Visto quanto è facile? Io poi questo ricciolo lo metterò da un'altra parte, magari qui. Guardate quanto sta bene messo in un altro punto. Prima però vediamo il fregio applicato. Scaldo bene 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 il mio fregio. Spesso per scaldare i fregi, sapete cosa fanno? Prendono una teglia da forno, la mettono in forno, in modo che nel momento in cui voi andate a lavorare il fregio mantenga il calore. E voi potete applicare sopra i fregi. È un ottimo metodo, magari ci mettete sopra un pezzo di carta da forno così non toccano direttamente la teglia ed è perfetto come metodo. E ora velocemente la colla. Mettetene di colla, deve essere il nostro collante con la plastica, quindi non lesinate, mettetene. Piuttosto poi si toglie l'eccesso. Una volta che i fregi vengono applicati bene, non si spostano più negli anni, quindi facciamo bene questo lavoro, in modo che per il futuro siano sempre ben saldi alla superficie, fino al fondo, perché comunque io piegherò il mio fregio e lo farò aderire alla superficie. Procediamo. Il centro è già qui, fatto con il mio segno nero. Metto il mio fregio qua e lo faccio leggermente aderire. In questo caso utilizzo anche un qualcosa che mi può aiutare a tenere fermo il fregio nel momento in cui si raffredda sulla superficie. Mi piace anche che il fregio vada leggermente più su rispetto al cordone, in questo caso qui. Mi piace che vada leggermente a sovrapporsi, piegandolo anche in questo punto. Schiaccio bene qui in modo che il cordone superiore vada su. Schiaccio bene qui in modo che il fregio superiore vada bene sul cordone. Ora scaldo leggermente per appiattire i laterali.
schiaccio bene, in questo modo il fregio si piega benissimo alla superficie, anche qua, pian pianino prende la giusta forma. Ed ecco qua, schiaccio bene anche qui e qui. Vedo che il cordone vada poi ad aderire bene 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 alla superficie. Faccio aderire anche qua bene. Tutti i ricciolini devono essere belli belli aderenti alla superficie. Schiacciate il più possibile in modo che sembrino veramente parte integrante della cornice. Anche qui questo ricciolo deve aderire bene. Un piccolo morsetto aiuta nella tenuta. Ora faccio ancora aderire bene in questo punto, perché non voglio che l'interno del fregio sia sollevato. Schiaccio bene. Faccio andare bene, bene, bene il fregio all'interno. Bellissimo. Ora sì, è perfetto. Togliamo il morsetto, benissimo, togliamo anche qua, perfetto, bello saldo. E magari applico le mie due foglioline qui, quelle che ho tolto prima, una qua e una qua. In questo punto stanno veramente bene. Di colla qua, e uno, e un bacino di colla di là. Non vi preoccupate se in alcuni casi si potrebbe leggermente notare che c'è stato il passaggio del cutter, perché poi noi dopo prendiamo un po' di carta abrasiva, carteggiamo e non si vedrà che il fregio è stato tagliato. Ma in questo punto mi volete dire che non è proprio perfetto per questo specchio? Sembra nato per star qui. Ultima finitura, due fregini al fondo li devo mettere. In questa parte del fondo dello specchio metterò questa coppia di fregi che si chiama 1723 come codice, uno da questo lato e uno dall'altro. Uno dei due si è rotto, non importa, perché sapete che una volta che lo incolliamo non capita nulla, quindi questo punto qua sarà coinciso con la colla e non si vedrà. Magari lo metto così. E così, sì, ancora più bello, perfetto. Più o meno il centro è qua. E faccio aderire il fregio esattamente alla forma che io desidero. Visto ragazzi come si plasmano facilmente, vedete, io lo sto muovendo, lui prende la forma che io desidero. Perfetto.
Ora, morsettino di qua. Trattengo. Schiaccio di qua, in modo che si blocchi. Tolgo l'eccesso di colla. Ultimo fregio. Prima parte di fregio, incolliamolo bene 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 bene, facciamo arrivare il fregio come prima, più o meno all'altezza di prima, perfetto, in modo che poi dopo si possa collegare l'altro pezzettino di fregio che purtroppo si è rotto, ma tanto non cambia nulla, è ancora mobile, vedete? Quindi mentre è morbido mi sbrigo e lo applico. Mettiamo un goccino di colla anche in mezzo, qui, così si congiunge al meglio. Ecco qua, schiacciate bene 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 bene, in questo modo non si vedrà assolutamente la rottura, guardate. Schiacciate bene dove c'è la giuntura, via. Io schiaccio anche qua al lato, in modo che sembri il più possibile simile all'altro lato. Lo voglio far aderire qui. Due dita, due dita. Schiaccio. Attendo. Bene, schiaccio bene e ora tolgo anche l'eccesso di colla dai bordi. Bellissimo. Il mio specchio adesso è pronto per la prima fase di colorazione, quindi metteremo la polvere Magic Star dentro la pittura. Perché? Perché non voglio che si veda la base di questo specchio in plastica, quindi daremo una seconda superficie materica al nostro specchio. I miei fregi sono belli asciutti e saldi alla base, è ora di partire con la colorazione. Uso il meraviglioso Fleur de Sel, che è un azzurro delicato delicato, molto molto leggero, con una punta di grigio. Lo voglio usare come base per il mio specchio. Ne metto un po', più o meno un 100 grammi, e metto anche un po' di polvere Magic Star, la polvere che rende la pittura materica. All'interno troverete il tappo e una seconda sicurezza in plastica. Una volta che togliete, vedrete che la polvere è molto volatile, quindi attenzione, non dovete starnutire quando aprite il barattolo. Ricordate sempre che più polvere mettete, più la pittura diventa densa e materica. Io adesso inizio mettendo due bei cucchiaini con il pennello, il King, il Black King, meraviglioso per l'effetto materico, giro. E giro con il pennello perché almeno miscelo bene tutto fino al fondo. E inoltre carico bene il pennello con il composto di pittura e sono strasicura al 100% di non sprecare neanche una goccia. La densità deve essere bella bella strong, nel senso che deve essere densa, non deve essere solamente un accenno. Sapete che più polvere mettete, ok, più diventa densa, più copre la base. E io in questo momento non voglio assolutamente che si noti la plastica. Quindi, guardate, ho girato appena un po', guardate che densa. Guardate, sembra veramente una crema pasticcera, quasi una mousse. Perfetta per colorare al 100% la mia base plastificata. Il mio pennello è bello pieno e ora parto picchiettando. Togliamo qui, così vedete molto meglio. E via.
oggi creiamo al 100% una seconda superficie sulla superficie del nostro specchio, perché la matericità è questo, una seconda materia sulla nostra base. Se volete potete picchiettare da subito, oppure prima stendete e poi picchiettate. Per questo motivo prima vi ho detto che la colla non si sarebbe vista, quindi quando create una base come questa così materica non vi preoccupate se i fregi rilasciano un po' di colla, non importa, non farà nessuna differenza. Partite abbondanti con il colore, in modo che potete andare bene bene dentro a annientarsi, e poi dopo lo aprite stendendolo dappertutto, quindi ne mettete un po' di più solo per fare meno fatica all'inizio. Mi raccomando, è importantissimo coprire bene la base, ovviamente già con la prima mano di effetto materico. Se la prima mano dovesse già essere perfetta, soddisfacente, potete anche fermarvi a una. Se invece ritenete che ce ne voglia ancora una, si fa. Spesso la seconda mano di materico è anche solo una sicurezza in più, ma spesso non ci vuole. Ora vedete, ne ho messa tanto a questo punto, quindi ripasso e tolgo e spalmo altrove. Avete visto con quale facilità ho coperto questo brutto arancio? Una passata, Perfetto. Continuo a spostare gli eccessi, anche qua, anche qui. Adesso inizia il divertimento. Vi farò vedere come voglio miscelare diversi colori per creare su questo specchio delle sfumature marine. Partiamo. Monsieur, un ottanio molto particolare, molto caldo, moderno, elegante. Inizio con lui dal centro, poi vediamo come si evolve la situazione. Vedete quanto è coprente? È pazzesco. Guardate, una sola mano, ovviamente sempre picchiettata perché ormai è una superficie materica. Vedete quanto è coprente una mano? Infatti ora, se noterete gli altri colori che sto per utilizzare, vedrete che ho tutti i barattolini piccoli oggi aperti, perché ne avanzerò. Bellissimo. Do ancora un po' di monsieur in questo punto. In questo punto. E ora voglio miscelarlo al mio vivre la mer, un po' di turchese. Quindi passerò dal monsieur al vivre la mer cercando di non far notare la differenza. Guardate, guardate che delicatezza. Il gioco è facile perché, avendo una base materica, la sfumatura è veramente facilissima. Continuo ora dall'altro lato. Collego il bordo in modo che io possa essere ben precisa a questo punto, dove ho sempre il mio vivre la mer in purezza. Tolgo qualche piccolo difetto rimasto e vado qua all'interno, dove ho il mio inizio di monsieur. Ecco qua, li faccio
faccio miscelare bene insieme con delicatezza. E via. Fantastico. Proseguo da questo lato e lo faccio fin tanto che il mio mousse è ancora umido, vedete? Ops. Da dentro, cercando di miscelare bene i due colori. E poi vado da qua. Anche di qua e anche da qui. Cerco di fondere bene la parte superiore, perché fin quando è umido il colore non si deve vedere il punto in cui finisce mousse e inizia a vivere la mer. Colleghiamo il vivre la mer di nuovo al mousse e lo faccio quasi in questo punto qua, prima di arrivare a metà specchio. Mi piace sia farvi vedere quanto è bello il vivre la mer in purezza, perché è veramente un colore spettacolare, pieno 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 di vita, e poi su questa base materica spicca, che è veramente una meraviglia. Ma vi voglio far vedere quanto è facile di nuovo miscelarlo al mousse senza far fatica. È veramente una tecnica facilissima da realizzare con Magic Paint quando si hanno due colori così cremosi insieme. Ecco qua, sono arrivata qui più o meno, quasi a metà, e ora cambio di pennello di nuovo. Mousse, giro e riparto. Che bello che è. Prima scarico leggermente, vado qua. Tra l'altro qui in questo punto c'era anche l'assemblaggio di prima dei due fregi, ma non ho carteggiato perché non si vedevano assolutamente. Il fatto di aver creato questo taglio trasversale ha semplicemente collegato e non ho dovuto neanche carteggiare. Ora guardate quanto è semplice collegare i due colori anche quando c'è una superficie liscia. Guardate anche qui, dal centro, tac, e via. Proseguo per qualche punto, di nuovo con il mio mousse puro. Per arrivare qui e unire a un ennesimo colore. Guardate che spettacolo. Vado ancora di mousse fino a questo punto, fino a questo angolo. Ovviamente faccio tutto bene, anche il mio interno, i riccioli, tutto. Anche qua. E ora, piano piano, delicatamente, lascio un po' più di pittura umida in questo punto, perché il trucco per miscelare bene due colori è lasciare nell'intersezione l'umidità, quindi il colore puro più abbondante, sia qui che sui miei fregi. E lo collego a uno dei colori Magic Paint più amati, il mio Nuit d'Amour, questo blu spettacolare, profondissimo. Guardate che bello. Vado ovviamente nella parte centrale perché voglio che sia assolutamente il protagonista in questo punto. Lo miscelo scaricando e accarezzando. Vedete? Ho lasciato più abbondante il mousse proprio perché volevo che la carezza fosse totale. Vedete che sto ancora scaricando il pennello. Pensate quanto colore c'è su. Quanto poco colore basta per ottenere una copertura omogenea. E ora lo massaggio. Vedete, lo massaggio delicatamente e cerco delicatamente di andare a fondere i due colori. Senza fretta, guardate. Delicato, delicato, delicato. Quasi come se fosse veramente un onda del mare. Anche qua, nella parte interna, importante, vedete? Quasi un dry brush sta diventando, dove non si nota l'inizio e non si nota la fine. La miscelazione tra questi due colori è veramente spettacolare.
Cerco di andare in profondità sempre perché non voglio che il colore rimanga in esterno e non in profondità. Ok, e ora mi ricollego di nuovo al mio monsieur. Fin quando non passo di nuovo a vivere le mele al monsieur. Fantastico. Scarico il pennello bello pieno sulla parte più liscia, più lunga, dove ho più punti da colorare, come in questo caso. E poi pian pianino, quando il pennello scarico, in questo caso vengo giù e inizio la mia miscela, il mio gioco di colori. Ovviamente devo cercare di essere da questo lato esattamente come sono nell'altro. Non vi spaventate quando arriva l'ora di fare la sfumatura, perché è molto facile, bisogna solo rispettare due o tre regole. Ovvero, nel punto in cui dobbiamo miscelare, arriviamoci sempre con il pennello un po' scarico. In questo modo sarà più facile. Abbiamo già lasciato più colore alla base, quindi il colore c'è, non vi preoccupate, sta a noi tirarlo bene. Ora scarico tantissimo il mio blu, lo scarico proprio tanto 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 e via, procedo con la miscelazione dei miei colori. Guardate quanto è facile. Anche qui bisogna essere bravi a unire i due colori senza far vedere dove inizia uno e dove finisce l'altro. Fantastico. E voilà. Ma anche se è bello sfumato, delicato, voglio dare un po' di luce e quindi utilizzerò pochissimissimo fleur de sel, quindi il colore di base, per dare un tocco di luce nella parte centrale della mia conchiglia. Pochissimo fleur de sel e anche scaricato sul tavolo in modo che sia quasi asciutto il pennello, perché ne sale veramente poco poco poco, fatto solo per donare un pochino di luce qui, ma poca luce, poca 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 poca, e ora vi faccio vedere perché. Perché la luce batte sulla parte centrale del nostro specchio, quasi come se fosse veramente un dettaglio luminoso, ma noi andiamo a togliere poi l'eccesso di luce perché la vogliamo sfumare. E quindi sfumiamo già così, sì, ma poi un po' di Vivre la Mer e Monsieur che uniti faranno la finitura perfetta. E vado semplicemente a sfumare molto delicatamente, quasi tamponando piano piano, prima uno e poi l'altro. Vedete? Non si deve quasi vedere il distacco. Questo poco colore darà un po' di luce, ma non di più. E basta. Ora lascio asciugare perché solo quando i colori sono veramente belli asciutti si capisce che tonalità acquisiscono. Ricordate che i colori Magic Paint sono a base gessosa, quindi da bagnati ad asciutti cambia, diventano più intensi. Dopo vedrete l'ennesimo procedimento, farà cambiare totalmente faccia al nostro specchio.
Molte persone per omogeneizzare i colori spesso utilizzano uno spruzzino. Potete farlo anche voi, meglio se non spruzza acqua ma vaporizza. Spesso nella miscelazione del colore, quando sta asciugando, per esempio qui tra il Blé Mer e il Nuit d'Amour, avremmo potuto spruzzare un po' di acqua, vaporizzare un po' di acqua per stendere più facilmente. Io non lo faccio perché spesso su superfici molto lisce e lucide, per esempio come la plastica, le piastrelle o comunque un portoncino d'ingresso, non voglio consigliare l'utilizzo di acqua sopra le vernici, perché l'aggrappaggio di Magic Paint è ottimale sempre senza carteggiare la base, senza mettere primer o fondi, ma soprattutto quando è pura, aggrappa ancora meglio. Capite bene che se voi, per esempio, su una cucina mi fate questa tecnica e mettete dell'acqua, andate a inficiare l'aggrappaggio. Quindi potete utilizzare un vaporizzatore per miscelare i colori, ma occhio, l'importante è che non ci sia sotto una superficie troppo lucida. Ora voglio dare il mio tocco personale a questo restyling perché amo le sfumature, ma voglio mettere in rilievo un pochettino la base. Ho creato appunto questa superficie materica utilizzando il Fleur de Sel addizionato a Magic Star. Perché? Perché voglio adesso utilizzare una spugnettina abrasiva, fine, per dare un po' di venatura, un po' di marezzatura. E guardate che spettacolo! Prendetela, quella più fine, e spiumacciatela, schiacciatela. In questo modo la rendete un pochettino più morbida e graffia di meno. E poi lavorate la cornice, poco mi raccomando, perché sapete che sotto c'è l'arancione plastificato, ma questo vi farà capire quanto è aggrappante Magic Paint anche su superfici lucide e plastificate. Guardate che spettacolo, sembra quasi la schiuma delle onde che si infrangono sulla spiaggia. Bellissimo. Mettono leggermente in rilievo i nostri fregi e creano una sfumatura ancora più particolare alla nostra base, che già è di due colori. È bellissimo questo effetto, guardate qua. Dona un non so che di vintage, di antico, di nostalgico, ma al contempo anche molto molto moderno. Sulla mia conchiglia. Prima di continuare, ma ve lo ricordate com'era prima? Il gioco è fatto, le sfumature adesso sono ancora più belle perché sono su una base materica, anticata, chiara, ha donato una luce pazzesca e sembrano ancora più omogenee. Quindi ora aspiro, tolgo con un pannettino umido la polvere che è ancora rimasta e poi proteggo perché è bello così. Senza la polvere di carteggio sono tornati vivissimi i miei colori, è veramente bello. Ora ricordate che nel momento in cui passate la cera o il protettivo liquido rendete la superficie ancora più viva e i colori sono più forti. Utilizzo la cera leggendaria, un bel pennello che uso solo per la cera, scarico l'eccesso e proteggo la mia superficie. Avendo passato la spugna abrasiva fine sulla superficie materica, ho ottenuto un velluto. Provatela questa tecnica perché è spettacolare. Ora vedrete come il Monsieur Livre la Mer insieme, miscelati, una volta che saranno protetti a cera, spiccheranno, perché questi due colori diventano fantastici, vivi, messi insieme. È veramente, veramente spettacolare la combinazione di colori. Questo punto in cui la nostra conchiglia ha i giochi di colore, in più ha anche un po' di dry brush, un po' di luce e il decapè, è bellissima. Ultimo trucchetto.
Prima di togliere la strocarta, ricordate sempre che è necessario incidere. Perché? Perché le vernici performanti come Magic Paint, Magic Wall, fanno un grip pazzesco sulla strocarta, perché creano un cappotto tra la superficie che hanno dipinto e la strocarta che dovrebbe isolare. Quindi prima di toglierli, un cutter affilato e incidete. Lo scotch, la strocarta verrà via bene, non farete danni. Tolgo il nastro carta delicatamente e finalmente vedrò la bellezza del mio specchio. Se in alcuni punti avete messo il nastro carta in modo poco preciso o per caso si è spostato ed è collata la pittura, la punta del cutter in modo piatto toglie eventuali difetti, tipo qua, guardate. Passo la punta del mio cutter così ed elimino eventuali difetti. Ci metto proprio 2 secondi. Mi raccomando, attenzione, perché con la punta del cutter non dovete poi rigare il vetro. Anche questo restyling è finito e devo dirvi la verità, sì, pensando come era prima, il cambiamento oggi è veramente abissale. Con questo tutorial volevo farvi vedere quanto Magic Paint aggrappi anche su materiali come la plastica lucida. Spesso mi dite, ma Elisa non mi fido, e se metto un primer? Elisa non mi fido, e se graffio un po'? Non fatelo. Non grattate le superfici, anche perché potete creare un vero danno. Magari fra qualche anno volete riportare a legno vivo quell'immobile ed è completamente compromesso dai graffi creati da una carteggiatura magari un pochettino così approssimativa. Non mettete mai fondi sotto Magic Paint perché non li ama. Aggrappa bene anche su superfici così lucide senza alcun problema. Mai mettere sotto Magic Paint fondi. Divertitevi, date sfogo alla vostra creatività e seguite le linee guida. State tranquilli perché con Magic Paint il risultato è sempre garantito. Al prossimo restyling. Mi raccomando, seguite il canale e mettete anche il sì sulla campanella in modo da essere avvisati quando esce il prossimo tutorial. Ciao!